Benvenuti sull'illuminismo informatico, questa è la ottava lezione di corso di CSS di base. In questa lezione, come avevo detto, avremmo parlato di icone. Ecco qua, ho preso del materiale. Allora, come si lavora sulle icone? Per lavorare sulle icone, in realtà, non si usa semplicemente CSS, ma si importano delle librerie. Lo vedremo anche magari in corsi successivi. Per fare CSS in un certo modo ci sono delle librerie. Una, per esempio, viene da World Wide Web School. C'è Bootstrap, che è una famosissima. Queste sono delle librerie che servono solo per le icone. Noi possiamo importare questa libreria. Grazie a queste librerie possiamo scrivere dei codici che ci permetteranno di far comparire delle icone. Le librerie funzionano in questo modo. Ci sono delle classi predefinite e poi voi potete sfruttare quelle classi senza dover scrivere tutto il codice CSS, come in questi casi. Più o meno sono cose di questo genere. Ok, questa è la nostra icona. Così funziona. Se noi vogliamo, possiamo mettere oppure ok, questi sono esempi di icone. Molto più interessante invece è il caso di Google. Quindi prendere questa roba qua. Google APIs, quella roba di font, Material Icon. Quindi qui abbiamo degli esempi. Allora, icona la mettiamo sempre tra i tag I. Tag Icon. Poi abbiamo Material Icons. E questa è la classe. Poi mettiamo Cloud qua dentro. Poi mettiamo quindi ok, così abbiamo praticamente la stessa icona di prima. Poi immagino, può darsi che esisti anche ce ne sono delle altre, computer. Ok, avrete notato che le icone sono piuttosto piccole, ma se noi mettiamo così large. Allora, perché ho trovato questo sito qua, spiega molto bene. Qui ci sono tutti i tipi di icone. In realtà ci sono vari tipi di grandezza e probabilmente va scritto maiuscolo, no? Ah, forse
Large material icons. Vabbè, non ci funziona. Comunque dovrebbe darci un'icona di una grandezza maggiore. Qui vedete ce ne sono tantissime di icone, per esempio. Che ne so. Possiamo prenderne una. Ok, non riusciamo a far funzionare le grandezze però. Ma qui da questo sito, come spiegato, sono tiny, ma small, medium. E ce n'è all'infinito. In realtà, come vedete, la struttura è questa. Una volta che avete messo la classe giusta, dovete importare, diciamo, la libreria, e poi tra i tag mettete il nome dell'icona che vi interessa. Almeno così funziona tutto il sistema delle icone. Poi ci sono anche le icone bootstrap e tante altre cose, ma quelle forse le vedremo in un altro corso, perché quella cosa avrebbe più senso farla, diciamo, quando si incomincia a parlare di bootstrap. Bene, per il momento è tutto. Io pensavo di, nella prossima lezione potremmo parlarne, dobbiamo parlare di queste cose, tipo dei link con il CSS, ma soprattutto list. Sui link già qualcosa avevamo visto. Non abbiamo ancora visto come graficare queste cose qua. Queste qua di solito ci danno dei pallini, delle cose che magari vorremmo anche togliere, oppure cambiare, mettere dei numeri e così via. Vedremo appunto come dare una bella immagine a queste cose qua, anche perché poi gli unordered list spesso vengono utilizzati per fare le navbar, quindi in realtà è importante saper lavorare, diciamo, sulla unordered list. Poi le navbar vere e proprie le vedremo magari in un altro, in un corso un po' più avanzato di CSS. Bene, per il momento è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, metto il link del blog in descrizione, ci vediamo alla prossima lezione.